Sabato 18 alle ore 20 e 25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Stiamo per collegarci con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo. Ugo, guardala, non sembra un angelo? Sì, va bene, adesso lasciatemi in pace, eh? Non voglio sentir volare una mosca, Pina! Il Pepe, Pepe! Sì. Ehi, Pina, mi raccomando, eh! Tocca il telefono! Tra pochi istanti ci collegheremo con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo. Pronto? Ah, per lei, ragioniere Filini! Ah, Filini! Io sono già in trincea, le do la perfida Albione e 10 caffè contro 1! Italia! Italia! Ha sentito? Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo. Siete collegati, gentili telespettatori, con lo stadio di Wembley in Londra, colmo di 120.000 spettatori. Le squadre si schierano al centro del campo per ascoltare gli inni nazionali. Ugo. Credo che non potrai vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Chi? Il dottor Riccardelli. No. Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco. No! Ma con sottotitoli in tedesco. No! Ugo! Papà. No! Ughino, non fare così.